Praticamente non potevamo non sentire qualcosa sugli alpini, cioè Surus ha intervistato Gennaro Caivano, classe 1923, un veterano alpino, reduce dalla guerra di Grecia 1942-45, è stato uno dei pochi sopravvissuti che sono riusciti a tornare da quell'inferno. Gennaro è nato a Spinarzolo, provincia di Bari. È qui a Piacenza per partecipare a raduno perché è un personaggio alpino che merita di essere ascoltato. Sono un alpino del 36° reggimento artiglieria sommeggiata, divisione Forlì, mandato in Grecia dal signor Badoglio e compagni. Errore enorme. Perché noi non dovevamo, per nessun motivo, subire quello che poi abbiamo subito, per un errore del governo, che in Grecia non eravamo ancora attrezzati per poter ricevere l'urto di tanti militari che erano all'estero, come erano in Grecia, come all'estero. Innanzitutto, io sono un farmacista di Bari e sono un alpino, un vero e antico alpino. Perché? Perché gli alpini sono quelli più attaccati alla fiamma, alla patria, alla famiglia, alle loro genti, ai loro rapporti, al loro territorio. Gli alpini sono stati capaci di fare tutto e ancora oggi, privandosi delle proprie ferie, privandosi delle proprie comodità, vanno in Russia a costruire asili per i bambini, scuole per i bambini e punti sanitari per i bambini. Gli alpini sono quelli che in virtù del loro corpo, in virtù del loro amore per le montagne, fanno parlare bene l'Italia, amano le cose che dicono in giro per il mondo e apprezzano il corpo degli alpini per quello che è. Quindi il signor Badoglio e compagni non dovevano commettere l'errore di mandare in Grecia gli ordini che sono arrivati per togliere le armi a noi che eravamo in Grecia senza nessun pensiero di svolgere ancora un'operazione di possesso, perché giustamente i greci ci domandavano: ma perché siete venuti? Che cosa abbiamo fatto noi greci per ricevere da voi tutto questo livore? Che cosa vi abbiamo combinato? Che cosa vi abbiamo fatto? E gli alpini, rispondendo per il verso giusto, e cioè noi siamo venuti qua per poter stare con voi, per amarvi, per riprendere a volervi bene, siamo venuti non per fare il disarmo che voleva Badoglio e compagni, ma siamo venuti per un amore di patria, per un amore per i greci. E così, insomma, la cosa è un po'
andata per il meglio. Ora sono prima di partire per la Grecia, non ero farmacista, ero uno studente soltanto del quarto liceo scientifico che non aveva avuto il rimando per poter fare l'ufficiale, cioè per entrare nell'università, in quanto Mussolini, che in quel tempo aveva bisogno di ufficiali per mandarli in Russia, a tutti coloro che facevano l'ultimo anno del liceo dava un rimando. Io questo rimando non l'ho ricevuto perché non facevo l'ultimo anno, facevo il penultimo anno. E ho dovuto prendere la cartolina precetto e presentarmi al distretto di Bari. Distretto di Bari che mi manda al 14° reggimento artiglieria ipputrainata. Tutto è andato per come è andata e oggi mi trovo ad essere farmacista, mi trovo a voler bene ai farmacisti e di rispettare enormemente e voler bene al presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Piacenza, perché ho sentito sempre parlare bene del dottor Rui e della sua bontà, del suo modo di organizzare i convegni, del modo di trattare il prossimo, nel modo di trattare i poveri, nel modo di trattare i clienti, i quali sono molto disposti ad ascoltare i consigli che gli vengono da un farmacista. Ora sono un professionista e sono, prima di essere farmacista, sono diventato alpino. E sono diventato alpino per tanti, tanti motivi, tante coincidenze che nella vita si presentano. Non potevo essere alpino da un giorno all'altro, perché ero del 14° reggimento artiglieria ipputrainata, mentre adesso sono un alpino del 36° reggimento della divisione Forlì, someggiato, ero diventato insomma alpino. Ecco, questa è una parte di quello che potrei raccontare, che dovrei raccontare, ma permettetemi, la mia età, il mio sforzo e il mio sono cose vane, sono cose che non dovrebbero essere ripetute, perché i futuri nipoti, i giovani del domani non devono ascoltare tutto quello che è stato commesso di inutile, di futile. No, i giovani di domani, i giovani di generazioni future devono sentir parlare soltanto di alpini e di farmacisti, come il nostro presidente, soltanto di cose belle, soltanto di cose buone, soltanto di beneficenza, soltanto di come si ama una famiglia, come si ama un amico, come si ama la patria. Noi siamo per questa strada, siamo per questo motivo e speriamo che il Padre Eterno voglia esaudirci. Io prima di stendere i piedi, come suol dirsi, vorrei soltanto un desiderio. Vorrei innanzitutto sentire che il Padre Eterno ha concesso finalmente all'Italia una ripresa, che ha concesso finalmente all'Italia di incominciare a lavorare, a incominciare a fare qualche cosa di buono per tutti quanti, per i poveri specialmente, per coloro che lavorano, per coloro che non hanno un lavoro. Questo è quello che vorrei io prima di stendere i piedi, e siccome sono arrivato a 89 anni, capirete che è un desiderio che è appagabile, cioè è possibile, però è possibile soltanto se troviamo dei governi e delle persone che ci vogliono molto bene. Grazie. Grazie.
Mio padre 1888, mio papà. Papà 1800 e tanto, ha fatto la prima guerra mondiale, era ufficiale di artiglieria ed è stato, ha avuto la medaglia al merito uguale e precisa a quella che hanno dato a me, soltanto che lui vinse la guerra e ebbe dal governo delle medagliette d'oro, tutti quelli che parteciparono. Io non ho avuto niente. Bronzo. Là c'è mio genio, ha detto che adesso... Andiamo. Ciao Paolo. Grazie Paolo. Per la scavalca i monti, come noi altri anzi, oggi si cara mamma, no, senza alpine com'è.